Wow. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh. Stamattina fa decisamente più fresco. Sì, infatti giacca e cappellino. Poi il sole adesso sta già scaldando tanto, perché qui comunque arriva presto. Addirittura nella borgata sopra di noi arriva alle 7:15 ormai, incredibile, a Pilone. Sì, intorno a quell'ora. Ieri sera pensavamo di finire presto, in realtà alle 9 eravamo ancora fuori. Almeno io ero fuori, Romy montava il video, perché visto che confermano ormai il tempo, ho deciso di svuotare completamente il garage e portare via tutta la legna che dobbiamo iniziare a tagliare tra poche ore, che vedete tutto attorno a noi, ed è stato veramente lungo. Sono giornate belle intense e allora oggi si continua con la nostra fantastica legna e dobbiamo velocizzarci e portare sta betulla che rimane e comunque il grosso di quella betulla e poi iniziare a tagliare, perché in teoria domani arriva il maltempo, quindi e non possiamo proprio... Ti assicuro che dopo una settimana di motosega domani non voglio più prendere in mano la motosega. Boh. Te lo prometto. Abbiamo tanta cosa da fare. Domani accatasteremo al mattino questa qua, mi sa. Sì, la metteremo tutta a riparo e poi... Se, al momento posso solo dirvi grazie, perché siete veramente fantastici. Abbiamo visto che ci state già scrivendo un sacco di messaggi anche sui consigli sulla motosega, che leggeremo stasera o leggeremo domani mattina all'alba, perché di solito i messaggi li leggiamo all'alba. Sì, e rispondiamo presto al mattino, perché è il momento che... Perché la sera crolliamo. Sì, la sera, ieri sera abbiamo mangiato cena, erano tipo le 10. Sì, 10:30, sì. E quindi no, infatti avevamo anche... telefono staccato. Avevamo anche una riunione con gli amici di Enjoy Bisalta, ma... Che salutiamo e chiediamo scusa se non siamo potuti arrivare online, venire e presenziare online, ma siamo un po' lunghi con i lavori e rimedieremo. Sì. Non arrivasse sta nevicata, sarebbe forse... Ora che a forza di gufarla così veramente non nevica, perché doveva farne un metro, poi 70, poi 50, ora 20. Se va... Non arrivasse. Magari se continua. No, scherzo, che comunque è bella la neve. Nessuno. Però adesso siamo in un periodo in cui gli uccellini cantano, cavoli, i fiori arrivano all'aperto e la neve ci toglie tanto spazio. Comunque, svegliarsi con questa sinfonia in sottofondo degli uccellini è veramente energia pura. Speriamo di trasmettervela tutta. Vi inondiamo di positività, quella buona, quella bella. E adesso però siamo obbligati a partire, che sennò si fa tardi. E poi torniamo di nuovo alle 10 a mangiar cena, non va bene. No. Oggi no. Andiamo? Non va bene. Come on! Prendo i guanti qua. E andiamo, tieni. Io ho caricato tutto lì. Uno, due, tre. Ok, ferma lì.
Sì, tieni presa. Vado. Uno, due, tre. Ok. Ok, ora è sicuro. Aveva ragione Romina. Che cosa? Che non ci saremmo fermati alla betulla. No. Alla fine, mentre eravamo qua, abbiamo detto continuiamo ancora un pezzettino, così ci possiamo. Visto che mangiare. La temperatura si è alzata tantissimo. Sì. E... però si potrebbe, quando andiamo giù, poi per mangiare pranzo, dopo pranzo ci fermiamo giù. Sì. Chissà se poi faremo così. Secondo voi ce la facciamo a mantenere ormai una promessa? No, stiamo pulendo il più possibile. E dopodiché ci dedicheremo veramente a spaccare. Sì, anche perché in cortile non c'è più niente, quindi... Eh no, abbiamo betulle, e per cui va bimparei, contenti, ma che travai. Che travai. E niente, adesso continuiamo a andarci giù di motosega. La nostra... Romina ci va di corde, eccetera, eccetera. La nostra avventura continua. Sì, che bello. Senti gli uccellini. Pensa quanto ci prendono in giro. Davvero. Dicono, guarda che due panada laggiù. Cosa Badagu. Cosa fanno quei due là? Ricotta? Ok, qua è a posto. A metà quella lì. Questa? Che è un po' lunga. O riesco. Vabbè, le posso anche solo girare così. Aspetta, aspetta che ti spingo. Spingi da su. Sei stanca? No. Ti ho visto che eri seduta. Non sono stanca. Sono Romina. Piacere. Sì, sono quieta. Sei quieta? Quieta. Carichiamo ancora l'ultimo pezzo qua di roba. E poi direi basta betulla. Per un po'. Vedessi quanta ce n'è là sotto, Romina, piangi. Adesso c'è un pranzo, sono tipo le due. Ma tu vedessi quanta ce n'è là sotto, Romina, piangi. Io vado a casa con gli occhi chiusi. Cos'è che fai? Vado a casa con gli occhi chiusi. Dai, ti guardo. Sì. Romina, quello allora, trattore oggi lo usiamo solo più per... Sì, con la sega circolare. Ultimo giro di betulla. Basta. Sì, guardate quanto la betulla non... Sto iniziando a odiare la betulla. Niente, adesso magari andiamo a far pranzo. Sono le due e mezza spaccate, magari. Sì. Mangiamo. Oggi comunque è volata. Sì. Cioè, io sono a pezzi perché ho le ossa che non le sento più. Sono vecchio dentro. Però dobbiamo ricaricare le batterie perché con la sega circolare non si scherza. Assolutamente sì. E ne avremo per ore e ore e ore. Secondo me non ci basta la giornata per fare a pezzi tutta questa. Perché poi dopo la sega circolare ci sarà... Lo spaccalegna. Ma non lo spaccalegna oggi. No, lo facciamo domani.
Sperando che domani non... Abbiamo, grazie a un signore di una borgata qua vicino, abbiamo addirittura scoperto gli esatti confini millimetrici dei vari boschi che ci sono qui attorno. Così siamo tranquilli. E abbiamo scoperto leggere una mappa catastale e trovare i termo. I termini. I, te, i termo. I termi. Termi. I termi. Termi. No, non termo. No, termi. Ok, i termini, i confini. È stato molto interessante perché poi ci ha raccontato una volta cosa c'era qui. Quindi ci ha detto lì piantavano i porri, le patate, là, questo e quell'altro. E che c'erano un migliaio di persone, tra tutto Pradeboni, questa borgata qua. Sì. Quindi è un mondo veramente, sembra lontano nelle luci, ma è fino a 40 anni fa. Sì, comunque il signore... 50, no, anni 60, 60 anni fa. Eh sì, anni 60 più o meno. L'età di mio papà, pazzesco. Cioè, come è cambiato tutto e ora è tutto abbandonato. Eh sì, perché poi la gente è scappata, diceva che è andata in fabbrica, quindi hanno abbandonato che è un problema, nessuno. Che penso che sia un problema di tutte le Alpi. Sì, ci sono forse tranne Trentino, queste cose qua. È un problema delle nostre montagne, è che per comodità, per guadagno, la gente anni fa, come già immaginavamo, abbandonato questi posti così magici. Ma ora sta tornando ed è una cosa spettacolare. Quindi, ragazzi... Torniamo. Torniamo e c'è tanto da fare, c'è tanto da imparare. Gli abbiamo chiesto se gli insegnerà a fare qualche lavoro tipico di montagna, da cambiare le lose, il muretto secco, queste cose qua, che magari documenteremo anche. Chissà, potrebbe essere interessante ed è una figata poter parlare con quelli la gente del posto, come Livio per il pane, Michelino appunto per i lavori manuali di muratura. E c'è tanto da imparare, tanto da scoprire e tanto da tramandare. Tanto, tanto di tutto. Sì, però adesso... Sono stanca. Bisogna andare a mangiare. Ormina, bisogna andare a fare una la pappa. Pasta, io voglio un chilo di pasta solo per me. Va bene. Va bene. Okay. Ok. Andiamo? Dai. Andiamo che poi c'è tutta questa roba qua. Guardate quanta ce n'è. Yeah! Venite, venite. Venite, guardate, guardate venite. Che mucchio di... questo per ammazzarmi. Che spettacolo. Venite in casa con noi? No. Ci quello... sarà Happy in casa, poverino, avrà guardato il fuoco, sarà stanco, poverino. Ah, dice che lui guarda il fuoco? Sì, ma... sì, lui sempre. Guarda che c'è qua. Buongiorno. Happy? Hai fatto la nannina? Oh. Buongiorno. Ti sei svegliato adesso? Contro ogni previsione, guardate là, sta iniziando a nevicare con dei rovesci veramente anche abbastanza intensi a vedere da qua, sia ai piedi del Pigna che laggiù nel vallone del Margares. In realtà doveva essere bello ancora oggi, domani mattina, va a sapere. Guardate che è proprio un rovescio di neve, proprio lì e là in fondo, in alta valle, proprio là. Vedremo cosa succederà. Siamo in alto mare, cavolo. È giusto non correre in montagna, ma la vettura va messa al riparo il prima possibile. Si va a lavorare. Un sacco di fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sega forse, perché dobbiamo ancora provare a accendere il trattore. Sega circolare. Pronta, ora iniziamo a segare tutto questo qua. E lassù, come ho detto prima, ha iniziato a nevicare. Non so se si intravede un po', no, perché brucia lo schermo. Però siamo con l'acqua alla gola, perché c'è un sacco da fare e sta tornando la neve e il brutto tempo. Per cui Romina, dai e Mark. Sì, però adesso bisogna vedere se parte. Dai. Via, andiamo. Vai. Yeah.
Sono le 7. E non avevo ancora finito. No, non abbiamo ancora finito. Senti un attimo. Sono spariti gli uccellini. Anche loro hanno detto, basta. C'è una luce blu meravigliosa. Non vogliamo più essere nelle riprese, hanno detto. Sì, c'è una bellissima luce. Abbiamo finito? Ma che? Abbiamo tagliato tutta la betulla. E chiaramente fatta a pezzi, ma dobbiamo ancora passarla nella spacca legna. Che domani faremo. Domani faremo, perché a quanto pare potrebbe scendere un centimetro stanotte. Sì, forse fa una spolverata, ma non è neanche così sicuro. Quindi... io spero di no. Per un centimetro, non ne fa 20 e niente. Ah, certo. No, spero di no, perché almeno domani mattina finiamo in tranquillità. Adesso Romy, se non si addormenta, va a montare questo video. Scusate. Zona rossa, io molto subito, perché domani mattina alle 8 dovrebbe essere pronto. Sì, e io vado avanti con la... magari la riaccendo un attimo, faccio un po' di secca, così cerco di andare avanti il più possibile. Così mettiamo al riparo almeno la secca, perché la betulla se si becca un centimetro di neve, non penso che... mentre la secca, sì, dispiace. Zia, vi ho già fatto il possibile. Sono le 7, se no non esce il video domani, quindi scusami. Viola! Basta, adesso stai lì. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia. Anche oggi. È stata una giornata faticosa, ma molto produttiva. Sì. Come sempre, quassù. Bella impegnativa, ma molto... molto produttiva. Molto... mi veniva lo spadiglio. Ah, ok. Io ci tengo però a fare due ringraziamenti in particolare. Sì. Loro sanno perché. A Ale... e Ale Mandrile e Christian della trattoria di Marisa, della grazie davvero della trattoria di Cucciola. Loro grazie sanno. Davvero loro grazie. Sanno perché e niente, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, se vi va di abbonarvi, supportarci a Patreon, che ci serve un sacco. In più io ricordo ancora una volta, anche se sono stanco, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Un saluto da Tetto Cabana, ai piedi della Bisalta. Da Tetto Cabana è tutto. A voi buongiorno. A voi il buongiorno. Eh? Adesso vado a montare, va, se no buongiorno non lo vedete. Io vado avanti. Bravo, comunque. Bravo. Sempre solo pensiero positivo. Vai, che si va avanti. Io accendo la luce nella trattoria, nella stalla.